I flussi piroclastici sono valanghe calde e veloci di rocce, ceneri e gas che non lasciano scampo. La morte è quasi certa perché si trova sulla loro strada. Sono molto distruttivi e sono una delle principali cause di morte e gravi lesioni durante le eruzioni vulcaniche. Possono accadere su molti vulcani di tutto il mondo. L'elevata velocità, le alte temperature e il fatto che trasportano rocce di grandi dimensioni rendono i flussi piroclastici molto distruttivi. Gli edifici possono prendere fuoco, essere gravemente danneggiati e perfino completamente distrutti. Ci sono molti esempi di paesi e città sepolti sotto i depositi caldi dei flussi piroclastici. La città di San Pierre, nei Caraibi, fu devastata dall'eruzione del Monte Belè nel 1902. Morirono 29.000 persone, solo una sopravvisse, riportando terribili ustioni. I calchi dei corpi della città romana di Pompei testimoniano la morte istantanea delle persone investite da un flusso piroclastico quando il Vesuvio eruttò nel 79 d.C. Dal 2010, molte delle vittime del vulcano Sinabung, in Indonesia, sono state colpite dai flussi all'interno delle zone evacuate, dove erano tornate per lavorare nelle fattorie o per osservare l'attività eruttiva. Alcuni flussi piroclastici sono in grado di abbattere foreste e sollevare oggetti grandi come camion, per poi scagliarli in aria riducendoli ad ammassi di metallo contorto. Provocano gravi traumi, ustioni, quasi sempre mortali, su esseri umani ed animali. Non c'è protezione possibile perché si trova in un'area colpita da un flusso piroclastico. Quelli che si nascondono negli edifici soffocano, inalando cenere vulcanica caldissima, riportano gravi ustioni o vengono sepolti sotto depositi roventi. L'unica protezione efficace è trovarsi altrove. Le persone si salvano solo quando le comunità, minacciate dalla possibilità di un flusso piroclastico, vengono evacuate. Se le autorità chiedono alle persone di andarsene, è necessario farlo subito, seguendo le istruzioni fornite. È importante non rientrare fino a quando non viene detto che è sicuro farlo.